Allora, l'ultima volta abbiamo visto come integrare nel senso indefinito, cioè come cercare una primitiva delle funzioni razionali. Da quel punto di vista dobbiamo poi passare a quali altre funzioni riusciamo a trovare una primitiva per sostituzione, cioè mediante un'opportuna sostituzione, cioè usando opportunamente il teorema di cambiamenti di variabili in modo da ricondurre l'integrale all'integrale di una funzione razionale. Però questo procedimento va, diciamo, di pari passo con gli esercizi, quindi lo posponiamo un attimo. Adesso facciamo invece l'ultimo argomento di teoria, che per quanto riguarda gli integrali sono gli integrali improvvisi. E questo sarà l'ultimo argomento di teoria del corso. Integrali impropri, o per meglio dire, integrali in senso generalizzato. Allora, se vi ricordate, per poter integrare una funzione secondo Riemann, occorreva innanzitutto che la funzione fosse limitata e nulla fuori di un compatto, fuori di un intervallo. Per quale motivo? Perché altrimenti io non riesco a costruire né le funzioni semplici minoranti. Almeno una di queste due classi non riesco a è vuota, cioè o le funzioni semplici minoranti o le funzioni semplici maggioranti risultano essere una classe vuota, e quindi non posso procedere all'approssimazione del mio integrale tramite l'integrale delle funzioni semplici minoranti e quello delle funzioni semplici maggioranti. Allora si pone il problema di come integrare una funzione che non abbia queste caratteristiche, cioè una funzione che non sia limitata oppure che non sia nulla fuori di un intervallo. Cominciamo con questo secondo caso. Allora, cominciamo a parlare di funzioni integrabili in senso generalizzato una semiretta. Allora, supponiamo di avere una funzione f definita sulla semiretta, per esempio la prendiamo destra, quindi da A fino a più infinito, quindi su tutta la semiretta che parte da A, che ha valori in f. F, quindi questa è una definizione. F si dice integrabile in senso generalizzato su A infinito se solo se per definizione valgono due condizioni. La prima è f è integrabile secondo Riemann su AB per ogni B appartenente a B maggiore uguale a A. Se mi ricordo bene, noi avevamo parlato di, avevamo scritto così. La seconda esiste l'integrale da A più infinito di f di x in dx nel senso, per definizione questo è uguale al limite per b che tende a più infinito dell'integrale tra a e b di f di x in dx. Quindi è una definizione molto semplice, non c'è granché da intuire qua. Semplicemente io per dire che una funzione è integrabile in senso generalizzato voglio due cose: che sia integrabile su tutti gli intervalli a partire da A, e poi che quando mando B a infinito
quando sposto il secondo estremo dell'intervallo, lo mando verso più infinito, l'integrale da A fino a B converge. Se converge, dico che la funzione integrale in senso generalizzato e l'integrale fa, diciamo, e l'integrale da A più infinito è questo limite qua. Quindi non c'è molto da. Vediamo le conseguenze di questa definizione. Cominciamo a considerare il caso delle funzioni a segno costante. Quindi prendiamo una funzione f definita su una semiretta e ha valori in 0 più infinito, cioè f di x è maggiore o uguale di 0. Sarebbe a dire f di x è maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente ad A. Poi supponiamo che valga la prima condizione, supponiamo che f si integra per secondo di ogni su a pi per ogni p appartenente a maggiore di a, meglio mettere maggiore di a, l'intervallo viene vuoto. Allora, se io scrivo f grande di b come l'integrale, chiamiamo f grande di x, integrale da a fino a x di f piccolo di t, prendo la funzione integrale partendo da a, quindi la funzione integrale, cioè quella primitiva che in A vale 0, suppone primitiva se f piccolo è continua, ma comunque prendo la funzione integrale che in A vale 0, è sicuramente monotona non decrescente. Questo è banale, perché se la funzione integranda è positiva, se io aumento l'insieme di integrazione, no? Se io prendo x2 maggiore di x1, allora f di x2 è uguale integrale tra a e x2 di f di t in dt. Se vi ricordate, avevamo già osservato che questo è uguale integrale tra a x1 di f di t in dt più l'integrale da x con 1 fino a x con 2 di f di t in dt. Questa quantità è maggiore o uguale di 0 per il semplice fatto che questo è un intervallo con gli estremi messi nella giusta posizione, cioè x2 è maggiore di x1, no? E la funzione integranda è maggiore o uguale di 0, quindi quell'integrale è sicuramente maggiore o uguale di 0. Questo è uguale a f di x con 1. Quindi da questo serve che f di x con 2 è maggiore o uguale di f di x con 2. Quindi sicuramente la nostra funzione è monotona, non decrescente. Se io integro una funzione di segno costante, più è grande l'insieme di integrazione, più è grande il valore dell'integrale. Funzione di segno non negativo. Quindi diciamo, quando faccio tendere x a più infinito di f grande di x, questo limite esiste. Posso avere due possibilità: o questo limite è uguale all'integrale da a più infinito di f piccolo di t in dt, numero reale, oppure fa più infinito. Quando fa più infinito, diciamo, l'integrale in senso generalizzato, diciamo,
vabbè, in senso generalizzato spesso lo omettiamo, però diciamo che l'integrale diverge, se volete, diverge positivamente. Quindi quando diremo che l'integrale per una funzione di segno costante abbiamo questi possibili due comportamenti: o esiste l'integrale in senso generalizzato, perché abbiamo già detto che se esiste questo limite per definizione questo è l'integrale in senso generalizzato della mia funzione, oppure l'altra alternativa che possiamo avere è che questo limite faccia più infi, siccome è una funzione monotona, se non è limitata, quindi se l'estremo superiore non è finito, l'unica altra alternativa che ho è che il limite faccia più infinito. In quel caso si dice che l'integrale diverge. Ma quindi ha già bisogno di farla tendere anche ad A, la funzione dove abbiamo fatto l'integrale? Assolutamente no. In questo caso no, io sto pensando in un caso alla volta. Questo è il caso di una funzione che è integrabile dappertutto, però è definita su una semiretta. Quindi adesso farò degli esempi in cui il problema non, se è integrabile dappertutto, in particolare su ogni intervallo risulta essere limitato. Chiaro? Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi nel far considerare la funzione su un intervallo. Sta nelle cose che ho scritto qua. Il caso in cui la funzione non è limitata sarà il caso in cui ci saranno problemi vicino a qualche punto, e quel caso lo trattiamo a parte. Il concetto fondamentale che riguarda gli integrali in senso generalizzato è che i problemi vanno spacchettati ed analizzati uno a uno. Quindi per esempio, se hai una funzione che è per esempio positiva, per esempio è definita tra 0 e infinito, però è positiva vicino a 0 se ne va a infinito e poi è definita su tutta la semiretta, allora cosa dovrai fare? Dovrai spezzare la semiretta in due pezzi. Uno per esempio sarà l'intervallo 0,1, poi vedremo come fare, come trattare il problema della funzione non limitata all'intorno di un punto, e l'altro è considerare la semiretta che va da 1 a più infinito. Ho cominciato con questo caso perché mi sembra il più semplice. Quindi io sto considerando una funzione che è definita su una semiretta, ok? Facciamo degli esempi. Facciamo degli esempi relativi a questo caso. Prendiamo il seguente esempio. Questo è un po' l'esempio fondamentale. Prendiamo f definita sulla semiretta che parte da 1 e arriva a più infinito a valori in 0 più infinito, f di x uguale 1 su x all'alfa. Alfa è il numero, cioè alfa è un numero reale ma positivo, ok? Allora vedete, ci sono problemi per definire questa funzione? No. Il problema ci potrebbe essere in 0 o sui numeri negativi, perché se l'esponente non è intero ci sono problemi anche sui numeri negativi. Però se x è maggiore o uguale di 1, io non ho nessun problema a definire questa funzione. Allora, come è fatto il grafico di una funzione del genere? Il grafico di una funzione del genere è fatto così. Siccome è evidente che x alla alfa è una funzione, l'esponente è fissato, che è positivo, ok?
è una funzione decrescente della x, il reciproco è una funzione decrescente della x, inoltre quando x tende a più infinito, x alla alfa comunque tende a più infinito e quindi il reciproco tende a 0 da destra. Quindi è una grafica semplicissima. Quello che io voglio sapere, poi la funzione è continua. Essendo continua, se io prendo un intervallo è continua sull'intervallo, ma le funzioni continue sull'intervallo chiuso sappiamo che sono integrabili sull'intervallo semiaperto. L'integrabilità abbiamo presa sull'intervallo semiaperto, però per sapere che sia integrabile ci serviva, se vi ricordate, la continuità sull'intervallo chiuso, perché così la funzione era limitata. Quindi sicuramente f è integrabile secondo Riemann tra a e b, diciamo, per ogni d maggiore 2. Adesso per stabilire se la funzione è integrabile in senso generalizzato, siamo nel caso di funzione di segno costante, di segno non negativo, anzi segno strettamente positivo per questa funzione. Quindi se io adesso vado a fare integrale tra a e b, oppure chiamiamolo meglio integrale tra a e x, tanto la stessa cosa, df di t in dt, questo è uguale all'integrale tra a e x di 1 su t alla alfa in dt. Allora, questo integrale noi lo sappiamo fare, quanto fa? Dipende, qui dobbiamo fare due casi diversi. Fa, questo è t alla meno alfa, quindi qua mi viene t alla 1 meno alfa fratto 1 meno alfa valutato tra x e da, questo se alfa è diverso da 1. Se voi fate la derivata di questa funzione, no, viene 1 meno alfa che cancella 1 meno alfa di sotto per t alla 1 meno alfa meno 1, cioè t alla meno alfa. E invece viene il logaritmo di t valutato tra x ed alfa, sempre valutato tra x ed alfa, se alfa è uguale a 1. Quindi come vedete abbiamo due casi diversi. Ora andiamo, spostiamo a destra queste condizioni, andiamo a scrivere esplicitamente quanto fa. Questo fa, qua ci mettiamo 1 meno alfa e qua ci mettiamo x alla 1 meno alfa meno, beh scusate, io sono partito da 1 quindi al posto di a ci devo mettere 1, qua addirittura ho scritto alfa, ci devo mettere sempre 1 e quindi 1 elevato a qualunque esponente mi darà sempre 2. Invece sotto mi viene semplicemente logaritmo di x, sarebbe logaritmo di x meno logaritmo naturale di 1, ma logaritmo naturale di 1 fa 0. Questa è quella che ho chiamato f grande di x. Ci siamo fino a qui? Quindi io ho calcolato l'area accumulata di questo pezzo fino al punto x sull'intervallo che parte da 1 e arriva fino a x. Mi rimane da fare, cosa mi rimane da fare? Da prendere x e mandarlo a più infinito, cioè fare il limite per x che tende a più infinito. Adesso, il limite per x che tende a più infinito di f di x, quanto fa? Allora qui possiamo osservare che supponiamo che alfa sia minore di 1. Se alfa è minore di 1, questo numero intanto al denominatore è positivo, poi qua c'è meno 1 meno una costante, però qua c'è x elevato a 1 meno alfa che è un esponente positivo. Allora se x tende a più infinito, x elevato a un esponente positivo tende ancora a più infinito. Quindi questo limite fa più infinito quando alfa sicuramente è minore di 1. Andiamo a vedere quando alfa è uguale a 1. Quando alfa è uguale a 1 veniva logaritmo x, per x che tende a più infinito tende ancora a più infinito, quindi possiamo dire che tende a più infinito quando alfa è minore o uguale di 1. Passiamo adesso al caso in cui
alfa sia maggiore di 1. Se alfa è maggiore di 1, adesso x alla 1 meno alfa, l'esponente è negativo, quindi più cioè una cosa che va più infinito elevata a un esponente negativo tende a 0, e quello che rimane è il rapporto di queste due costanti. Dice, ma questa è negativa, però pure sotto è negativa, quindi in realtà la costante è positiva e fa 1 fratto alfa meno 1, questo quando alfa è maggiore. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la nostra funzione è integrabile in senso generalizzato se e solo se alfa è maggiore di 1. Quindi se alfa è minore di 1, no. Se alfa è uguale a 1, nemmeno. Altrimenti diverge. L'integrale in funzione è stato scelto così. Quindi è un, come dire, un primo semplice discrimine tra alcune funzioni cui hanno integrale in senso generalizzato, cioè che insomma carichi l'area, che sostanzialmente noi cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che l'area compresa tra il grafico della funzione, l'asse dell'ascissa e questo segmento verticale, beh, vedete, quell'area lì, quella figura lì non è limitata, non è limitata, quindi non si può approssimare come facciamo di solito, si può approssimare solo in questo senso, che prima si approssimano le figure e poi si fa il limite, le figure diciamo troncate e poi si fa il limite. Però in questo senso, cioè nel senso del limite, la parte di piano compresa tra questo grafico di funzione, l'asse delle ascisse e, ripeto, questo segmento verticale, pur essendo non limitata, ha area finita in alcuni casi. Quando alfa è maggiore di 1. È chiaro che la cosa in qualche modo torna anche da un punto di vista intuitivo, perché diciamo più è grande alfa, più la funzione, il grafico della funzione si abbassa. Quindi è chiaro che più è grande alfa, più ci sono speranze che quell'area venga finita, o comunque che si rimpicciolisca. Ovviamente, fino a che alfa è maggiore o uguale di 1, abbiamo visto che per quanto si rimpicciolisca è sempre infinito. Invece, quando alfa è maggiore di 1, l'area, diciamo, questo integrale in senso generalizzato esiste, finito, ed è uguale a 1 fratto alfa meno 1. Quindi se alfa è molto piccolo, per esempio 1.01, l'integrale farà 100. No, se alfa fosse 1 più 10 alla meno 6, l'integrale farebbe 10 alla 7. Però, diciamo, in qualche modo i risultati che abbiamo trovato non cozzano troppo con la nostra intuizione. Tra l'altro, non cozzano troppo con la nostra intuizione, visto che abbiamo fatto anche le serie. E quando avevamo le serie, se vi ricordate, somma di 1 su n alla alfa era la serie armonica generalizzata, e quando è che convergeva? Esattamente quando alfa era maggiore di 1. Ok? Questo non è un caso. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Noi l'abbiamo già calcolato l'integrale, quindi abbiamo visto quando converge e quando non converge. Però io voglio mettere in luce il collegamento con le serie. Allora, adesso lasciamola stare la funzione così com'è, senza specificare quanto vale alfa, cioè se alfa è solo un numero maggiore di 0. Poi potrà essere maggiore di 1, minore di 1 o uguale a 1. Però guardate bene, io adesso vado a riportare questi due grafici. Allora, qui prendo la funzione che nel punto 1 vale 1 e che poi vale, questa funzione vale 1 su x all'alfa.
a questo grafico. Poi adesso posso, invece di questo grafico qua, che faccio un po' meglio, se no mi rende difficoltoso fare gli altri grafici successivi, allora posso fare anche così, posso riportare il grafico di un'altra funzione. Allora, questa funzione tra 1 e 2 vale 1, tra 2 e 3 vale 1 su 2 all'altro, tra 3 e 4, allora questa funzione era 1 su x all'altro, tra 3 e 4 vale 1 su 3 all'altro, e così via. Allora io ho f di x che è uguale a 1 su x all'altro, poi ho una funzione, diciamo, che sta di sopra e la chiamo psi di x, la scrivo come la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n all'alfa, che è la funzione caratteristica che parte da n e arriva a n più 1, valutata x. Fate attenzione, questa è una rappresentazione compatta della funzione, ma in realtà questa mia funzione non è localmente nell'intorno di ogni punto x, non è la somma di una serie di funzioni. Se io prendo un punto x o l'intorno di un punto x qualunque, per esempio mettiamo prendo l'intorno di 2, vicino a 2 ci sono solo 2, vicino al punto 2 ci sono solo 2 di queste funzioni caratteristiche che sono diverse da 0. Quella funzione caratteristica dell'intervallo 1, 2 che arriva fino a 2 è quella dell'intervallo 2, 3. Quindi è vero che questa funzione è la somma di una serie ed è rappresentata come la somma di una serie, ma in realtà le funzioni come si calcolano? Per ogni punto si calcola quella della funzione e quindi localmente non devo fare nessuna somma infinita, devo fare solo una somma di un elemento. Un elemento perché poi, ripeto, gli intervalli sono semiaperti a destra, quindi non sono mai, non si accavallano mai. Allora vediamo un po' come è fatta questa funzione. Questa funzione, mettiamo n uguale a 1, allora tra 1 e 2 questa funzione vale 1, il coefficiente avanti vale 1 su 1 all'alfa che fa 1, quindi tra 1 e 2 questa funzione vale 1 e questa funzione vale 1 su x all'alfa. Chi è più grande? La funzione psi. Tra 2 e 3, qua ci metto n uguale a 2, allora tra 2 e 3 questa funzione vale 1, questa funzione vale 1 su 2 all'alfa, e quindi tra 2 e 3 la mia funzione, 2 incluso e 3 escluso, ha lo stesso valore della funzione f nel punto 2. La funzione f è una funzione monotona decrescente, quindi psi è maggiore o uguale di f. Ripetiamo il ragionamento per ogni intervallo e otteniamo che la funzione psi, che è quella che ha questo grafico qui, è una funzione che sta al di sopra della f. Chiaro? Problemi, dubbi, diteli mo', perché se non l'avete capito adesso, dopo se la peggio. Allora io ho costruito, questa non è una funzione a scalino. Perché non è una funzione a scalino? Perché una funzione a scalino, se vi ricordate, doveva avere un numero finito di scalini. Questa è, è come se fosse una scalinata con un numero infinito di scalini. Allora, su ogni intervallo, tra 1 e 2, tra 2 e 3, tra 3 e 4, io invece di prendere la funzione 1 su x all'alfa ho preso la funzione che vale costantemente il valore della funzione che sta sotto, ma sul primo estremo dell'intervallo. Lo vedete? Qui coincidono, tra 1 e 2 questa rimane costante e questa scende. Qui coincidono, tra 2 e 3 questa rimane costante e questa scende, e così. Quindi è chiaro che ho costruito una funzione che sta di
Ora, similmente, io posso costruirne una che sta di sotto. Basta semplicemente prendere tutti questi scalini, il primo lo ignoro e dal secondo in poi li sposto tutti a sinistra. Quindi la funzione che sta di sotto, phi di x, che ripeto, uso la stessa simbologia delle funzioni a scalino, ma non sono funzioni a scalino perché gli scalini sono infiniti, è la somma per n che va da 1 a infinito, qui ci devo mettere 1 su n alla alfa, qua però ci devo mettere la funzione caratteristica che va da n-1 fino a n valutare x. Da sotto potremmo anche dire maggiore stretta, perché se vi ricordate gli intervalli sono segni aperti a destra, per cui stavolta non coincidono mai, perché nel punto 2 questa vale 1 su 2 l'alfa e quella di sotto è già scattata al valore successivo. Ok, quindi abbiamo queste due funzioni, una sta di sopra e l'altra sta di sotto. Allora, proviamo a vedere quali sono integrabili in senso generalizzato. Io dico che in realtà tutte e tre o sono integrabili in senso generalizzato tutte e tre, oppure nessuna delle tre. Per capirci, facciamo l'integrale. È chiaro che queste sono funzioni, se io le taglio a un certo punto sono funzioni a scalino, quindi è vero che non sono continue, però sono sicuramente integrabili secondo me. Quindi facciamo l'integrale tra 1 e x di psi di t in dt, poi facciamo l'integrale tra 1 e x di f di t in dt, e poi facciamo l'integrale tra 1 e x di phi di t. Allora, questo integrale a sua volta, scusate, minore o uguale di che cosa? Se io prendo 1 e poi prendo la parte intera di x più 1, un numero x è maggiore o uguale della sua parte intera ed è sicuramente minore della sua parte intera più 1, no? Per esempio 7 e mezzo è maggiore di 7 e meno di 8. Quindi qua addirittura è meno stretto, insomma, posso, tutti questi maggiori uguali sono minori stretti, maggiori stretti e minori stretti in realtà, però qua non mi interessano, ci lascio un minore uguale lo stesso. Psi di t in t. Dall'altra parte, qui invece, io posso, per quale motivo? Perché qua ho esteso l'insieme di integrazione e la funzione integranda era così positiva. Ricordate, quando esteso l'insieme di integrazione, la funzione integrante è positiva, l'integrale non diminuisce. Dall'altra parte, al contrario, posso dire che questo è maggiore o uguale dell'integrale da 1 alla parte intera di x di phi di t. Però questi due integrali si possono valutare molto bene, perché l'integrale da 1 fino alla parte intera di x più 1 di psi di t in dt, che cos'è? È la somma per n che va, allora supponete che per esempio qua c'era 1,5, allora la parte intera di x fa 1 e qui viene 2. Allora l'integrale da 1 a 2 che cos'è? Da 1 a 2 scatta solo la prima funzione caratteristica, l'integrale vale 1, perché da 1 a 2 la funzione vale 1 e l'integrale vale 1. Allora qua abbiamo somma di 1 su n
alla alfa per n che va da 1 fino alla parte intera di x, se ci fate caso. Per esempio, se la parte intera di x fosse 2, quindi l'integrale sarebbe da 1 fino a 3, ma da 1 fino a 3 abbiamo solo due contributi, quindi dobbiamo sommare 1 e 1 su 2 all'alfa. La larghezza degli scalini è sempre 1, mentre l'altezza è 1 su n all'alfa. Quindi alla fine mi viene questa roba qui. Andiamo invece a fare l'integrale da 1 fino alla parte intera di x di phi di questo è uguale a che cosa? All'integrale, alla somma per n che va da 2 fino alla parte intera di x meno 1 di 1 su n all'alfa. Perché? Allora, quindi supponiamo che se x non è maggiore di 1, se x non è maggiore di 1, qua la parte intera di x fa 1, quindi l'integrale viene 0. Se x è minore di 2, qua la parte intera fa 1 e qui l'integrale viene 0. Se x è minore di 2, qua la parte intera fa 1, quindi qua mi viene, pure qua mi viene 0. Se x invece è allora devo fare così, così e così, non sbagliare. Quindi la somma, se x è minore di 2, qua mi viene la somma da 1 a 0, e quindi la somma da 1 a 0 non si fa perché l'indice che fa finire la sommatoria è più piccolo dell'indice di partenza della sommatoria. Vediamo invece che cosa succede se x per esempio è compreso tra 2 e 3. Se x è compreso tra 2 e 3, qui la parte intera di x fa 2, e allora qua mi viene l'integrale da 1 a 2 di φ, ma φ che sta sotto non vale 1, vale 1 su 2 all'alfa. Quindi se x è compreso tra 2 e 3, qua mi deve venire 1 su 2 all'alfa, cioè ci deve stare un contributo e quel contributo deve valere 1 su 2 all'alfa. In effetti, se x è compreso tra 2 e 3, la parte intera fa 2, 2 meno 1 fa 1, quindi la somma viene da 1 a 1, e quindi effettivamente viene un contributo. Questo contributo però quanto deve valere? Non 1 su n all'alfa che farebbe 1, ma 1 su n più 1 all'alfa che fa 1 su 2 all'alfa. Cioè lo shift verso sinistra di quegli scalini non si traduce nel fatto che n parte da 2, ma si traduce nel fatto che qua su ci scrivo n più 1 all'alfa. Riprovate tra 3 e 4, vedete che funziona, insomma poi funziona per la divalenza. Ok. Quindi a questo punto possiamo sostituire questa espressione. Qui abbiamo la somma per n che va da 1 fino alla parte intera di x meno 1, 1 fratto n più 1 all'alfa, e qui abbiamo la somma per n che va da 1 alla parte intera di x di 1 su n all'alfa. In realtà, chiamando n più 1, lo chiamo m, e poi, vabbè, lo chiamo m, qui posso anche scrivere la somma per m che va da 2 alla parte intera di x di 1 su m. Allora, poi se volete m lo potete chiamare un'altra volta n, tanto non è così. Quindi vedete che in verità qui abbiamo le stesse sommatorie, tranne che qui ci manca il primo termine, ed è una cosa ovvia. Cioè io sto dicendo che
se integro fino a x, facciamo conto che x era questo, sto, diciamo, l'area la sto maggiorando con l'area di questi tre rettangoli, perché questi tre rettangoli stanno al di sopra, diciamo, il lato superiore dei tre rettangoli stanno al di sopra e grafico la funzione, e poi perché il terzo rettangolo semmai lo posso pure troncare, però non mi serve troncarlo, lo sto prendendo tutto. Ah, invece dalla sotto sto, diciamo, approssimando l'area con due di questi tre rettangoli, perché questo rettangolo è esattamente la stessa area di questo e questo rettangolo è esattamente la stessa area di questo, quindi vedete che la cosa torna. Allora è chiaro che quando x tende a più infinito, io so che la funzione è monotona, la funzione f grande di x, so che è una funzione monotona non decrescente, quindi so che il limite esiste o finito o infinito. Allora, quando è che il limite esiste finito? Questa cosa tende? Quando x tende a più infinito. È chiaro che quando x tende a più infinito, la parte intera di x pure quella tende a più infinito, quindi questa tende alla somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n all'alfa. Quest'altra invece, quando x tende a più infinito, tende alla somma da 2 a più infinito di 1 su n all'alfa. Ma è ovvio che queste due serie, una è tutta la serie armonica generalizzata esponente alfa, l'altra è sempre la stessa serie armonica generalizzata esponente alfa, tolto un termine. È chiaro che converge l'una, se solo se converge l'altra, se solo se converge questo integrale. Quindi l'integrale di 1 su x alla alfa converge se solo se corrisponde alla corrispondente serie generalizzata. È un modo più complicato di dimostrare quello che abbiamo già fatto prima tramite l'esercizio. Ovviamente questo non ci dice quanto fa l'integrale, l'integrale però ci dà una certa stima. Ci dà una certa stima, ovviamente in questa stima, tra la stima superiore e la stima inferiore ci sta la differenza di 1. Ovviamente a partire da questa stima si potrebbero costruire stime migliori, perché per esempio io integro la funzione fino a un certo punto, dopodiché faccio il discorso da lì in poi, a quel punto similmente tra la stima superiore e la stima inferiore ci sarebbe una differenza di 1 su mi all'alfa. Però questo poi è un altro discorso. Quello che volevo mettere in evidenza è che non solo noi abbiamo calcolato quell'integrale, non solo abbiamo dimostrato direttamente con un esercizio, perché l'integrale si poteva calcolare facilmente, che l'integrale esisteva finito se solo se alfa era maggiore di 1, ma in realtà lo stesso discorso si poteva fare appoggiandoci sulle serie di cui avevamo già dimostrato la convergenza. Naturalmente il procedimento diretto è in qualche modo migliore, perché appoggiarsi sulla convergenza delle serie significava comunque, se vi ricordate, anche la convergenza delle serie l'avevamo fatta con il criterio di condensazione, quindi fare un discorso un po' più complicato per appoggiarsi poi su un teorema complicato. Invece con un esercizio diretto è facile, abbiamo visto facilmente che diciamo l'integrale convergeva se solo se alfa era maggiore di 1. Quindi l'ho voluto però sottolineare per far capire che le cose vanno di pari passo. Quindi ci ho perso mezz'ora, ma se qualcuno, giustamente, agli esercizi, o al com, o all'orale, se ne viene che 1 su x è integrabile in senso generalizzato, da 1 a infinito, o da lo stesso discorso, 1 non è importante, l'importante è che sia un, diciamo, 1 viene messo solo per iniziare, avendo eliminato il problema, perché qua la funzione 1 su x all'alfa da questa parte andrebbe a più infinito. Potremmo partire da 1, potremmo partire da 2, potremmo partire da 3, non è importantissimo. L'integrabilità in senso generalizzato ha esattamente la stessa condizione, cioè la funzione 1 su x all'alfa è integrabile sulla semiretta se e solo se alfa è maggiore di 1. Se uno mi viene a dire qualcosa di diverso dopo che abbiamo fatto le serie, abbiamo fatto le serie armoniche armoniche, serie armonica generalizzata, abbiamo fatto l'integrale, diciamo, è chiaro che poi dopo uno si arrabbia, ma non perché
dice, ma quella vabbè, me lo ricordava a memoria, mi sono confuso un attimo, ho detto una cosa. Sì, ma tu non devi ricordartela a memoria, quello è il punto, devi capire. Le cose si tengono insieme per struttura, non per memoria. Ok. Adesso invece voglio fare un altro esempio. Sempre sempre sulle funzioni integrabili in senso generalizzato, disegno costante. Allora, io vi faccio il grafico di una funzione e poi vediamo se questa funzione è integrabile in senso generalizzato oppure no. Allora, io che faccio? Allora, divido la semiretta 0 più infinito in intervallini di ampiezza 1. E poi prendo da 0 a 1 la prendo 0, per semplificare un po' la struttura. Poi da 1 a 2 prendo una funzione fatta, che ha il grafico fatto a triangolo. Allora, qua prendo l'altezza pari a 1 e questo qui lo prendo largo 1, quindi la mia funzione, questo triangolo lo prendo di base 1 e di altezza 1. Stavolta tra 2 e 3 prendo un triangolo un po' diverso. Prendo l'altezza pari a 2 e, allora, questa ampiezza la prendo 1 su 2 al cubo, cioè un ottavo, e la centro, il triangolo lo centro nel punto 1/2. Quindi diciamo 1/2 meno 1 su 2 alla quarta più 1/2 più 1 su 2 alla quarta. Diciamo, questo è l'intervallino mezzo meno, sì, 1 su 2 alla quarta. Ho dovuto dividere per 2 perché sennò questa è la semi ampiezza. Ok? Adesso facciamo nel punto, scusate, non era 1/2 ma era 5/2. Era il punto medio tra 2 e 3. Adesso prendiamo nel punto medio tra 3 e 4, facciamo, costruiamo un terzo in, diciamo, triangolino. Adesso triangolino a altezza 3 e la base ha, diciamo, scrivo la base è 7/2 meno 1 fratto 2 per 3 alla terza virgola 7/2 più 1 fratto 2 per 3 alla terza, cioè voglio che la ampiezza, diciamo la lunghezza della base, cioè l'ampiezza dell'intervallino di base, sia 1 su 3 alla terza. Ovviamente dovendo fare il triangolino centrato a cavallo di 7/2, la, diciamo, quello che tolgo e aggiungo non è la lunghezza della base ma la metà, quindi
l'intervallino sarà 7 mezzi meno 1 fratto 2 per 3 alla terza, 7 mezzi più, eccetera, così via. In generale, allora vediamo se riusciamo a rappresentare questa funzione. Quindi questa funzione la chiamo psi di x uguale somma qua dobbiamo fare n che va da 1 a infinito. Poi prima dobbiamo fare questa, allora chiamiamo, per comodità, se no devo usare troppi simboli da quella parte, chiamiamo chiamiamola tau di x la funzione tenda. Questa funzione è la funzione che vale 2x se x è compreso tra 0 e 1 mezzo, e vale 2 meno 2x se x è compreso tra 1 mezzo e 1, e vale 0 altrimenti. 0 altrimenti. Allora, se ci fate caso, la funzione tenda che valori ha? Allora, da 0 a 1 mezzo vale, sale fino a 1, e in 1 mezzo anche quest'altra definizione vale 1, quindi anche se qui c'è ridondanza nella definizione non sto dicendo niente di male, perché se nel punto 1 mezzo questa vale 1, nel punto 1 mezzo questa vale 1, la definizione è la stessa, e quindi nel punto 1 però vale di nuovo 0. Ok? E poi fuori di questo intervallo la funzione vale 0. Quindi qua cosa ci devo mettere? Tau, allora la moltiplico per n, e poi non la applico a x, ma la applico a x meno n. Allora proviamo. Chi è tau di x meno 1? Tau di x meno 1 è la funzione tenda spostata di 1 verso destra, non verso sinistra, perché solo se x meno 1 è compreso tra 0 e 1 mezzo la funzione fa quel punto. Chiaro? Quindi poi viene moltiplicata per 1. Adesso moltiplichiamola, scusate, qua x meno n per, qua ci manca non va bene così. Allora, devo fare tau di x, non questa qui, se no mi viene troppo difficile poi spostarla lì, perché mi ero dimenticato di stringere la base. Allora devo fare tau di x, la funzione che vale meno un mezzo, un mezzo, quindi meno un mezzo a 0 vale in 0, deve valere 1, quindi qua vale 1 più 2x, e qua x che va da 0 a 1 mezzo vale 1 meno 2x, allora qua adesso devo moltiplicare per n, poi devo fare per
tau di. Poi devo fare x a. Beh, l'ho centrata qua nel punto 3 mezzi, quindi qua devo fare meno n meno un mezzo, se no devo cambiare tutti i disegni. Poi devo moltiplicare qua per n più. Se non usavo la funzione append, la scrittura era ancora più complicata. Proviamo a vedere se funziona. Allora, cominciamo a vedere se n è uguale a 1. Se n è uguale a 1, qua mi viene, 1, qua mi viene 1, qua mi viene x meno 3 mezzi. Quindi è semplicemente la funzione tenda, tenda perché sembra una tenda, no? Spostata di 3 mezzi a destra. Siccome quella è la centrale di 0 e questa è centrale di 3 mezzi, ci troviamo. Allora, mettiamo n uguale a 2. Se n è uguale a 2, allora questo 2 mi stira la funzione tenda di 2 verso l'alto, quindi la funzione tenda raggiungerà il livello 2. Poi la traslazione viene fatta di 5 mezzi, perché n è uguale a 2, e quindi sarà centrata attorno a 2 e mezzo. E questo n cubo cosa fa? Vedete, se x meno 5 mezzi per n cubo deve essere compreso tra meno un mezzo e un mezzo, quindi x meno 5 mezzi per 8. Okay. N uguale a 2, quindi qua viene meno 2, meno un mezzo fa meno 5 mezzi. Allora, se n uguale a 2, qua mi viene 2 tau di x di 8 volte x meno 5 mezzi. Cosa significa questo a livello della funzione? Significa che l'asse di simmetria di questa funzione sta spostata di 5 mezzi, e quindi ci troviamo con l'asse di simmetria, che il livello verticale della funzione è stato stirato di 2 volte. Allora, se la funzione arriva fino a 1, adesso arriva fino a 2, ma poi x meno 5 mezzi deve essere compreso per 8. La funzione tau aveva valori diversi da 0 solo quando il suo argomento era compreso da meno un mezzo e un mezzo. Chiamate questo y, allora avete 8 per x meno 5 mezzi compreso tra meno un mezzo e un mezzo, portate l'8 da questa parte, viene meno un sedicesimo più un sedicesimo, che se ci andate a fare caso esattamente 5 mezzi meno un sedicesimo, 5 mezzi più un sedicesimo, significa esattamente che la base è stata ridotta diciamo la lunghezza della base è stata ridotta di 8 volte. Se lo fate per 3, 4 eccetera, vedete che la descrizione è esattamente quello che ho fatto io prima a parte. Ok? L'idea è molto semplice. Io prendo questo triangolino, lo riporto infinite volte. Quando l'altezza la aumento di 2, la base la diminuisco di 4. L'altezza la aumento di 3, la base la rimpicciolisco di la base la diminuisco di 8. L'altezza la aumento di 3, la base la diminuisco di 27 volte. E così. L'altezza la aumento di 4, la base la rimpicciolirò di 64 volte. E così. Adesso andiamo a vedere quanto fa l'integrale in senso generalizzato di psi di x in dx. Beh, ragionando esattamente come in precedenza, ci si può facilmente convincere che questa è la somma di una serie. Di quale serie? Devo fare la somma. Come prima devo fare la somma della serie delle aree dei rettangolini che stavano sotto a quei pezzi piatti, qua devo fare la somma della serie delle aree di questi triangolini. Ma ogni triangolino ha altezza n. Come si fa la area di un triangolo? Base
per l'altezza, tiri su. Questa è l'altezza. La base quant'era? Se ci fate caso era 1 su n cubo. Perché la semi ampiezza, diciamo la metà della lunghezza della base era 1 fratto 2 n cubo. E poi c'è un diviso 2. Diviso 2 è una costante un po' sopra. Adesso, semplificando n n cubo, qua mi viene somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n cubo. Questa somma noi sappiamo che allora, che cosa significa? Che questa funzione ha un integrale z generalizzato finito. Allora, secondo voi a che serve? Perché l'ho fatto? Vediamo un po' se sapete leggere tra le righe. Allora, una funzione per essere integrabile, ma non in senso generalizzato, secondo Riemann, senza senso generalizzato, deve essere limitata e nulla fuori di un intervallo. Quando abbiamo visto la funzione 1 su x alla alfa, l'idea era, sì, quella, il problema è che la base ne va a infinito e l'altezza ne va a 0, quell'area sarà finita o infinita? Allora, quella è la situazione che compare più o meno normalmente. C'è una funzione che se ne va a 0 e pensi, vabbè, la base la sto portando a infinito, l'altezza la sto andando a 0, la somma di quelle aree sarà finita o infinita? Ma l'area compresa nel grafico della funzione dell'asse d'ascissa. E dipendeva da alfa, se vi ricordate. Qui invece, a che serve questo esempio? Vediamo un po'. Perché lo fa? Cioè, questa funzione è limitata o no? No. No, perché? Mano a mano che vado avanti, questa funzione qua arriva a 3, qua arriva a 4, qua arriva a 5, qua arriva a 6, qua arriva a 7, non è limitata, non è nulla fuori l'intervallo, non è limitata, ma almeno in senso generalizzato l'integrale viene finito. Io ho sentito spesso fare questo errore anche da matematici no, ma da ingegneri sì. Ho sentito fare, non aspiranti ingegneri, dice: se una funzione è integrabile, una funzione definita, se è integrabile allora deve andare a zero. Quando mai? Questa è integrabile in senso generalizzato, ma integrabile, e non va a zero. Ovviamente quello che voleva dire l'ingegnere è un'altra cosa: se una funzione se ne va a 1 all'infinito, cioè un limite diverso da 0, ovviamente l'integrale diverge. Parliamo per adesso di funzione a semisegno cubo, qua il problema non è esistente. Per esempio, se la funzione andasse a 1, è chiaro che qua ci avreste uno zoccolo di altezza circa 1 e di base infinita, e allora l'integrale deve divergere per forza. Ma l'ingegnere in questione non ha tenuto conto del fatto che la somma di queste aree può convergere senza che la funzione abbia limite. È ovvio che se ha un limite, il limite deve essere 0, però questa funzione per x che tende in vita non ha limite. Questa è una serie di spike sempre più alte e sempre più strette. La somma totale delle aree è finita, la funzione non è limitata, la funzione alterna pezzi grossi di intervallo dove vale 0 a dei piccolissimi intervalli dove assume dei valori anche molto elevati. Quindi la funzione non è limitata, la funzione non ha limite per x che tende all'infinito, ciò nonostante ovviamente è una funzione continua, perché io nell'introdurre quei triangolini non ho introdotto nessuna discontinuità nella funzione, e quindi è integrabile su ogni intervallo a b. Abbiamo fatto il limite per
diciamo, l'integrale su tutta la serie retta vale quella somma di quella serie ed è finito. Chiaro? Quindi state attenti, questo è un fatto da, questo è un paletto da ricordare, ma cioè uno si può chiedere, ma è sicuro che se una funzione è integrabile senza generalizzata per forza tende a zero? Se una funzione non tende a zero, che può fare? Può tendere a un valore diverso da zero o può non tendere? Tende a un valore diverso da zero, effettivamente non può. Ma rimane il caso come questo qui, che la funzione può non avere limite, però essere lo stesso integrabile in senso generalizzato. Quindi, diciamo, l'esempio questo è di natura più o meno teorica, ma serve a capire, non è che serve, diciamo, non è che io mi ricordo come deve essere scritta questa funzione, ma vedete, no? Ogni volta devo fare un po' di fatica per ricostruire la scrittura della funzione, evidentemente non me lo ricordo a memoria, so solo l'idea sottostante. Vabbè, adesso ci fermiamo un attimo.